Nel calcio, come lui, non ce n'è più. Vincenzo D'Amico è stata una bandiera silenziosa, con un episodio in particolare che lo dipinge. La sua Lazio nel 1982 è in Serie B, rischia la retrocessione. E quel giorno sta perdendo 2-0 contro il Varese. Intanto la sua caviglia sta sanguinando. Dovrebbe uscire, dovrebbe essere altrove. Eppure... Io non volevo fare il calciatore. Volevo fare il calciatore della Lazio. Così che tripletta, con un braccio stretto da una fascia da capitano, intrisa di fedeltà feroce e sofferta. Lui, che ha vinto il primo scudetto biancoceleste, ora lì, a sgomitare nel buio per riportare quei colori dove meritano. E ora che nemmeno tu ci sei, perché non celebrare l'amore verso una maglia, pazienza, quale sia, verso una scelta di cuore, che oggi, in questo calcio, sono sempre di meno.